Avelin, cosa ti succede? Sto indagando su nuovi casi di sparizioni. Da voi manca qualcuno? Parrebbe di sì. Ma molti si fermano qui di passaggio e non è facile capire se e perché qualcuno sparisce. La tua amica Elise assolda molta gente. Potrebbe saperne di più. Forse. Avverto grandi cambiamenti. Affronterai nemici potenti. Quindi, prendi. È un nuovo veleno che ho creato. Rende la vittima temporaneamente isterica. Grazie, venerabile. Avelin, vecchia mia, dove sei stata? La palude è triste senza di te. Gli alligatori fanno i gradassi. Oh, sai, affari da gestire, concerti da tenere. Ah, mi mancava l'aria di palude. Odora di azione e di vita. Sì, ma non solo. Senti, è bello vederti. L'altro giorno ho visto una cosa e mi sono detta: Elise, vecchia mia, qui qualcosa non va. Convogli pieni zeppi di merce insolita. Persone. A decine. Dove erano diretti? Non lo so. Però so da dove vengono. Dal forte. Mi mostreresti il posto? Speravo lo chiedessi. Ci vediamo domani. Te lo indicherò. È passato un carro. Raggiungiamolo alla curva. Ti sfido.
Conosco questa gente. Alcuni lavoravano per me. Crispè, vieni qui. Elise, che ci fai tu qui? A te che sembra? Voglio salvarti. Da cosa? Lavoro? Libertà? Crispè, queste catene non danno l'idea di libertà. È una cosa temporanea. L'ultima volta molte persone sono fuggite prima di pagare la quota. Ci libereranno, una volta sul posto. Questa storia non ti puzza? Elise, tutto il mondo mi puzza, ma voglio sopravvivere per trovare la libertà a sud. Io non mi fido. Crispè, ti prometto che scopriremo la verità. Ma dovremmo ispezionare il forte finché è possibile. Con tutti i soldati in città, sarà una passeggiata. Elise! Sì, sono d'accordo. Bene, vado avanti. Ci vediamo al ponte. E Crispè, sta lontano dai guai. Ai guai ci pensiamo noi. Bene. Grazie.